avere una palata di pane? Perché no? Piglio questo. Oh, mamma mia! Gesù Giuseppe sta andando in Maria! E chi ci ha visto questi cigarette cadinti? Ma chi sta mandando guai a me, mamma mia? Come sta? Non mi rovinate. Ma che hai capito? Io sono venuto per comprare una stecca di sigarette, fumo pure io. Volete la stecca di Marlboro? Ma io va a regalo, la stecca di Marlboro, come sta? No, io pago assunto, ecco. Pure? Grazie, grazie. E non fai le buste. Grazie. Oh, signore, va benedice, commissario, grazie tanto. Mamma mia. Ehi, eccolo là, via! Sì, arriva! Che aspettate, voglio via! Un motoscafo sono un go meglio, non si di. Non si di. Non si di io a mare tengo coraggio non li ho. La gente lo sa. A me mi conoscono tutto quanto. Perché sta mandando a cercare? Ui. Oh. Non si. Non ti metterà a paura. E capitano, non ti metterà a paura. Non si di, non ti metterà a paura, che rimane pigliere nare. Io rimane pigliere nare. Pigliamo il renale. Franchino, dormi. Ancora oggi, nei rioni popolari, il 50% della popolazione va avanti arrangiandosi, alzandosi dal letto la mattina senza sapere se mangerà o no. In questi quartieri sopravvive quella che viene chiamata l'economia del vicolo. Ne abbiamo parlato con lo scrittore Domenico Rea. Guardi, sarebbe augurabile che l'economia del vicolo non esistesse più. E purtroppo, a un certo momento, tutti ci siamo illusi, specialmente nel periodo del cosiddetto boom, che effettivamente qualche cosa cambiasse in questa città. Direi che ci fu una grande speranza nell'immediato dopoguerra, perché grazie al contrabbando
per la prima volta questo paese, che fu un paese di contrabbandieri nel senso più positivo della parola, oggi si videro delle possibilità di poter trasformare l'ambiente in cui ciò che possiamo con diritto chiamare ancora play, si è trovato nel vicolo, in un certo senso si è salvato. Perché? Perché automaticamente veniva a far parte del mutuo soccorso, che è un sistema di economia antichissimo del vicolo napoletano, e poteva partecipare alla suddivisione in mille pezzi del contrabbando, che tuttora purtroppo in questa città è solidissimo. Vede che da Napoli passano quasi tutte le sigarette che vanno fumate in tutta Italia, per non parlare di altre cose. Questa è la verità. Dirò di più, che se la città non è scoppiata, non è esplosa, con i 150.000 disoccupati stabilissimi di almeno 30 anni e con i 350.000 sottoccupati, stiamo così intorno a quasi metà della popolazione direi cittadina proprio, ora, se non è scoppiata, questo lo si deriva proprio al contrabbando e alle sottoccupazioni, a tutto ciò che rimane di marginale con cui questa gente continua a vivere, ad arrangiarsi. L'arte dell'arrangiamento, che qui ha il suo trionfo, il suo barocco più spaventoso proprio. Questa è la verità dei fatti. Non c'è stata niente da fare, papà. La finanza non ci ha dato pace. E con Maurizio Roberto, non vicino. È venuto Pappavalla sotto e si è fatta notte. E voi che avete fatto? E che dovevamo fare? Quello è già stato un miracolo che abbiamo portato in salvo gli scafi. E va bene. Ci vogliono distruggere. E che se n'è da giornata amara. Mettete a posto i scafi. Segno, può piacere, tenissimo un pacchetto di marboni e morris. No, sigarette non ne tengo proprio. Ma con me, ma vado a faccio, sta. Tengo i dentifrici, o sapone pa barbo, pa bac. E preservativi di tutte le misure. Che sigaretta, mo? Ecco, da già dice il figlio mio, fai una pip. Ma guardalo, mo, guarda. Come mai da queste parti, don Vincenzo Tramontè? Ma sono venuto a fare una visita. Il suo posto è di Napolitano. Pigliate questa roba e chiate bene prima che il fuochietto a mano. Io non prendo ordine da nessuno, e tantomeno da voi. Noi siamo in 10 e voi soltanto 2. Ma tu sei avvocato, e con me che hai perso la causa, avvocato. Stavolta avete fatto una cazzata, don Vincenzo, e ve la farò pagare. Ma lui ci avrei ammazzato lo 5.